uscito Dumbo della Disney, nuovo live action, e la Disney sta facendo un sacco di live action ultimamente. Credo che stia puntando su tutti i film più amati e che stia cercando di guadagnare senza fare particolarmente fatica, ma comunque ne sta facendo un sacco. Tutto è partito nel 96 con il primo vero e proprio live action, che è stato La carica dei 101, e da allora ne hanno fatti di tutti i colori. Se vedete i miei video sapete già che hanno fatto pure Pinocchio, anche se nessuno lo sa. Ma se voi state guardando questo video è perché c'è Dumbo in copertina. Allora, che c'entra Dumbo? Come sapete, Dumbo è stato fatto da Tim Burton. Tim Burton stava già lavorando a un sacco di film e ha rinunciato a lavorare a un sacco di suoi progetti per dedicarsi totalmente a Dumbo. Quando l'ho visto sono rimasto un po' perplesso, perché sì, ha rinunciato a un sacco di film che stava facendo per fare uno dei film più fragili della Disney, a cui la Disney tiene di più, per poi ottenere questo film. Sì, è abbastanza caruccio, ma debole. Ci sono un po' di errori qua e là, un po' di cose che non vanno fatto bene, un po' di personaggi che potevano anche non esistere. E non è esattamente questa grandissima opera. Però, ok, c'è qualcosina di buono qua e là, qualche cosetta affrontata per bene, eccetera. Poi, guardando il film, ho iniziato a ragionare pensando che ci deve essere qualcosa sotto. Quindi quello che vi sto per dire è solo una speculazione basata sul nulla cosmico. Non è una vera cosa su cui vi potete basare. È quel genere di video che dovete prendere molto con le pinze, perché sto solo facendo una proposta per discuterne nei commenti o altro del genere. Attenti perché vi farò qualche spoiler, ma Dumbo è un classico Disney del 1940 ed era il film preferito in assoluto di Walt Disney. Pensava che fosse il film che gli era uscito meglio ed era un simbolismo per rappresentare la sua carriera. Dumbo, l'elefante in cui nessuno credeva, che alla fine riesce addirittura a volare, è Disney. Poi c'è l'unica persona ad essergli stata davvero accanto e che è davvero meritevole del suo successo, ovvero il topo, Topolino. Ma alla fine non c'era molto altro da dire se non un discorso sull'accettazione, sebbene all'interno del film ci fossero stereotipi razzisti. Perché Dumbo? Insomma, Tim Burton di sicuro si riconosce in Dumbo. È stato licenziato dalla Disney per aver fatto Frankenweenie. Negli anni 80 l'hanno licenziato perché dicevano che avesse sperperato i soldi della Disney. E è stato maltrattato fino al successo di Edward Mani di Forbice. Nessuno se l'è mai cacato prima. Ma perché decidere di fare un film? Perché decidere di fare un live action? Per nasconderci un messaggio nascosto. Allora, sto iper speculando. È una teoria assurda che potrebbe centrare qualcosa, perché non ho trovato un solo motivo per cui non dovrebbe essere vera, ma molte delle battute che ci sono nel film sono un po' ambigue. Per esempio, il padre Walt, guarda caso si chiama Walt, in una scena del film dice di essere stato in Francia e che non gli è piaciuto affatto. Frase che, se non sbaglio, è stata detta da Walt Disney quando è tornato dalla Francia, perché lui è stato in Francia durante la guerra e non ha potuto combattere, è stato con le infermiere, ma comunque è stato in Francia e non gli è piaciuta. Cioè, nel senso che è stata una brutta esperienza, quell'esperienza in Francia, anche se la Francia è un paese bellissimo e tutto il resto. Ma non è questo il punto. Allora, andiamo direttamente al punto, ok? Dumbo è un elefante volante che riesce all'interno di un piccolo circo a diventare una star, perché riesce a dimostrare di poter superare i propri limiti e essere qualcosa in più che un semplice elefante con le orecchie un po' grandi. Riesce addirittura a volare, una cosa che la gente poteva pensare fosse impossibile, perché, come dice Disney, nulla è impossibile. E allora il circo che fa? Cerca di spremerlo e cerca di sfruttarlo al massimo per fare uno spettacolo. Ok, perfetto, lo spettacolo funziona, Dumbo ha successo. La cosa inizia a degenerare. Dal circo passiamo a un Luna Park, o meglio, un parco divertimenti, anzi, un parco tematico chiamato Dreamland, il mondo dei sogni, dove ogni tuo sogno diventa realtà. Strano inserire in Dumbo qualcosa di nuovo rispetto alla trama, pensavo una trama più approfondita, non qualcosa in più, e invece c'è qualcosa in più. Questo Dreamland è un parco meraviglioso, bellissimo, ma che ha ovviamente una sfaccettatura un po' strana. C'è una certa ambiguità nei personaggi, c'è una certa ambiguità nell'atmosfera, perché da un lato sembra un luogo estremamente gioioso che la gente adora, dall'altro
dietro le quinte Dumbo viene spremuto fino all'osso. Un sacco di soldi, contratti, in gigantesche prigioni di contratti in cui i personaggi restano intricati, e Dumbo che viene spremuto all'osso ed è costretto a... esibirsi ancora e ancora, snaturando il fatto stesso che lui sappia volare, trasformandolo in un'opportunità economica piuttosto che in un'opera d'arte, trasformandolo in qualcosa su cui bisogna lucrare ancora e ancora e ancora, senza badare a quale fosse l'intenzione originale, lo spirito di Dumbo, quello che Dumbo davvero rappresenta, puntando semplicemente sul guadagnare altri soldi. E così Dreamland continua a puntare su Dumbo finché non collassa su se stessa, finché non è lo stesso Dreamland a perdere la fiducia delle banche e crolla su se stesso questo gigantesco impero che prende fuoco. Strano, all'interno del film gli elementi tipicamente bartoniani ce ne sono pochi. Tim Burton in genere non è quel gotico che viene sempre rappresentato dalla gente che crede che sia il regista di The Nightmare Before Christmas. Ma d'altro canto ha sempre avuto questa critica sociale, c'è sempre una latente critica sociale in Alice in Wonderland, in Big Fish, in Edward Mani di Forbice. Era strano che qui la critica sociale fosse un semplice "e gli elefanti devono vivere nella natura". Secondo me la critica sociale di questo film è verso la Disney, verso la Disney che sta facendo la stessa cosa che io ho appena descritto. Sostituite la parola Dreamland con la parola Disney. Credo che sia un modo per rappresentare quello che la Disney sta facendo delle sue stesse opere, snaturandole, continuando a spremerle fino all'osso, finché a un certo punto non c'è questa specie di minaccia che dice prima o poi la Disney prenderà fuoco e crollerà su se stessa. Io penso che Tim Burton abbia fatto un film che sembri il più possibile un normalissimo remake Disney per nascondere una critica. Dopotutto è lui il primo ad essere stato licenziato dalla Disney e ad essere stato riassunto non appena la Disney ha capito di essersi sbagliata. Non che la Disney abbia fatto queste grandi scuse pubbliche per riassumerlo, eh. Gli ha solo dato soldi e un ruolo per fare altri film e basta. E non è la prima volta che lui si prende gioco della Disney. Tim Burton fece un remake di Frankenweenie per la Disney, si fece dare tutti i soldi possibili e immaginabili per fare un film estremamente costoso, una versione più dispendiosa sempre di Frankenweenie. Non è la prima volta che prende per i fondelli la Disney, non è la prima volta che rompe gli schemi, non è mai stato un grandioso regista dalle inquadrature innovative o altro del genere, ma è sempre stato un appassionato artista, una persona che ha molto rispetto delle sue opere, una persona che vuole sempre parlare e dire qualcosa di importante, quindi non lo so, potrebbe essere così. Sottolineando poi che Dreamland ha un'enorme somiglianza con Disneyland, tenendo soprattutto conto del fatto che, sapete, è vero che il grande progetto di Disney non era tanto quello di far cinema quanto quello di fare un parco divertimenti, che è quello di Disneyland, dove i sogni diventassero realtà e dove sfruttare fino all'osso ogni film che produceva. Quindi, secondo me è una critica. Crudelia Demon, Crudelia Demon, farebbe paura persino un leo. Crudelia, Crudelia.